Bentrovati, siamo qui per la seconda puntata del 2021 di Export Talks. Export Talks è il formato voluto dai CM Partners. I CM Partners è la più grande piattaforma italiana di supporto agli investimenti diretti esteri. Questo formato vuole dare in 30 minuti informazioni sui mercati, dai mercati, con i nostri colleghi, partner con cui noi collaboriamo, proprio per dare appunto in poco tempo alcune, diciamo, informazioni proprio per dare dei parametri così di decisione, di valutazione a chi ci segue. E questa puntata di oggi parla di Germania. Abbiamo qui con noi un collega, amico, Peter Hauserman, con cui collaboriamo da diverso tempo. Peter è base a Monaco di Baviera, che è soprannominato un po' la Milano della Germania, quindi città molto, molto italiana. Export Talks come funziona? 30 minuti, 20 minuti circa vengono assorbiti nell'ambito della presentazione. Alla fine ci sarà spazio per le domande, per cui chi vorrà fare delle domande me le presenta in chat e quindi io le farò al nostro relatore. Tutto viene registrato e quindi verrà poi rimandato su tutti i nostri canali social nei prossimi giorni. Chi avrà piacere, ha piacere di porre poi delle domande, degli approfondimenti al relatore, ci scrive e noi vi metteremo direttamente in contatto per un contatto B2B direttamente con il relatore. Direi che possiamo partire. Parliamo di Germania. Germania non ha bisogno di presentazioni, credo. È un paese guida in Europa. Politicamente abbiamo avuto Frau Merkel che ha guidato egregiamente questo paese. Parlavamo poco prima di iniziare appunto con Peter un po' di questa incognita appunto, della sua uscita di scena a fine anno, che in un momento non semplice per l'Europa complessiva, sicuramente è un momento importante, diciamo, della vita politica europea. E quindi sicuramente questo, diciamo, è un punto su cui andremo sicuramente nei prossimi mesi, diciamo, a interrogarci. Adesso passo la parola a Peter, che saluto, ringrazio per partecipare oggi con noi. Peter è il Managing Partner di BTU, è uno studio base appunto a Monaco di Baviera, e quindi dopo lui si presenterà, diciamo, da solo. In prima battuta, nel presentarti, Peter, ti chiederei appunto situazione del momento della Germania, cosa sta succedendo, situazioni, mercati trainanti, situazione generale, diciamo, per darci così una visione complessiva del sistema. Grazie, Peter. Buongiorno a tutti, buongiorno Roberto, ti ringrazio tanto per il tuo gentile invito a questo Export Talk. Allora, l'anno 2020 e la prospettiva per il 2021 naturalmente sono stati dominati dalla crisi Covid. Scusami Robert, non so se mi si vedono. Devi condividere materiale? No, 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 ci si vede, vai okay. tranquillo, vai tranquillo. Grazie, scusa. Le prognosi per il calo del PIL nel 2020 variano tra il meno 4,7 e il meno 6,25%. Comunque, queste prognosi sono state fatte e pubblicate tutte tra settembre e novembre del 2020, quindi prima del secondo lockdown molto severo che abbiamo avuto dai primi di novembre e che è stato ancora fatto più severo a metà dicembre e che colpisce quasi tutti i settori. Quindi temo che il calo del PIL si potrebbe verificare ancora più severo. Le prognosi per il PIL del 2021, anch'esse pubblicate in autunno, vedono una crescita del PIL da 3,2 fino a 5,1%. Però anche queste prognosi non hanno potuto mettere in conto il lockdown che stiamo vedendo adesso. Proprio oggi abbiamo il consiglio della cancelliera Merkel con i presidenti dei Länder, che forse renderanno ancora più severo e sicuramente prolungheranno ancora questo lockdown.
La seconda ondata di Covid ha colpito la Germania in maniera molto forte, molto inaspettato da tanti purtroppo, e c'è molta insicurezza. La campagna di vaccinazione ancora non sembra di partire in modo forte. Lo Stato sta cercando di sostenere le imprese dei settori colpiti dal lockdown tramite aiuti finanziari. Questi in un primo momento, durante la primavera e l'estate, sono stati fatti in un modo molto poco burocratico e con pagamenti molto veloci. Da ottobre, da quando è partita la seconda ondata di questi aiuti, diciamo, tutto è diventato più burocratico e i termini per i pagamenti di questi sostegni si sono allungati da giorni a molte settimane. Quindi questo mette in difficoltà tante aziende che hanno urgente bisogno di questi sostegni. Per lo Stato tedesco, dall'altra parte, naturalmente è incrementato tanto il debito pubblico, il deficit è stato di 170 miliardi nei primi trimestri del 2020. Purtroppo già questo sviluppo della crisi Covid nel 2021 è pieno di incertezze e si aggiungono altre incertezze in quest'anno. Uno, sicuramente quello che hai detto appena tu, le elezioni. È un anno di elezioni. A settembre a livello federale Angela Merkel non si candiderà più. Quindi finirà un'era di sicurezza e di stabilità dopo 16 anni. E si può dire quello che si vuole dalla Angela Merkel, ma sicuramente è stato un fattore forte di stabilità che andrà perso in una situazione in quale abbiamo bisogno proprio di stabilità e di prevedibilità. In più ci saranno elezioni in 6 dei Länder, quindi quasi il 40% dei Länder a marzo, giugno e settembre. Quindi c'è da temere che abbiamo una campagna elettorale che durerà proprio da febbraio fino a settembre e che rallenterà di tanto il processo delle decisioni politiche e anche tutto di queste misure che avremo bisogno. La seconda insicurezza è naturalmente la situazione post-Brexit. Il Regno Unito è uscito dalla Unione Europea, è un importante partner commerciale della Germania, con esportazioni di quasi 80 miliardi di euro nel 2019. Anche se queste esportazioni sono scese negli ultimi 5 anni e sono in declino, è sicuramente sono destinate a diminuire ancora di più. Ancora non è chiaro quanto tempo ci vorrà per rimuovere questi ostacoli burocratici e logistici che si sono aperti a causa del Brexit. E infine, il cosiddetto il filo prediletto dei tedeschi, l'automobile. Questo è un forte fattore di incertezza non solo per il 2021, ma anche per gli anni da venire. Il settore dell'automotive è stato già colpito dallo scandalo del Dieselgate negli ultimi anni, Volkswagen, eccetera. Ma più importante è il cambiamento che è necessario verso la elettromobilità. E qui i produttori di automobili tedeschi sono molto in ritardo. C'è da temere che perderanno una forte quota di market share, soprattutto sull'importante mercato cinese, ma anche nel mondo, perché mancano modelli, tecnologie ed esperti. Credo che è possibile che vedremo un calo forte di fatturato di questi produttori nei prossimi anni, ma anche quello che spero è che troveranno questi nuovi modelli, tecnologie, anche se i produttori saranno in grado di rimanere dei fattori forti.
Quello che da me temere è che si perdono tanti posti di lavoro, l'ambito dei fornitori. Queste macchine elettriche, come si sa, hanno meno componenti, hanno meno bisogno di operai per l'assemblaggio. E questa ampia fascia di fornitori è importantissimo per l'economia in Germania, soprattutto nelle zone, diciamo, rurali, che sono specializzati sui motori a combustione, e quindi molte delle loro tecnologie diventeranno obsoleti. Quindi vedo un pericolo forte di fallimenti e di perdita di posti di lavoro. E questo sicuramente, diciamo, è una preoccupazione che personalmente condivido, anche perché chiaramente, se vogliamo, il Covid ha accelerato questo percorso di regionalizzazione o di maggior sviluppo dei grandi blocchi commerciali su cui fondamentalmente l'Europa in questi anni ha goduto, diciamo, come dire, di un export importante trainato dalla Germania, chiaramente come primo paese, diciamo, appunto esportatore europeo pro capite, secondo in assoluto, che ha fatto un po' da mulinello, diciamo, da volano per l'Europa. È chiaro che i paesi emergenti, Cina in primis, ma anche gli altri come l'India, dove si è passati, diciamo, da un assemblaggio a una costruzione in toto delle macchine, quindi anche con la ricerca e sviluppo, chiaramente l'export di beni ad alta tecnologia, soprattutto nel settore automotive, è destinata a decadere in maniera importante. Quindi è chiaro che questo porterà a delle ristrutturazioni delle filiere all'interno dell'Europa ed è chiaro che fondamentalmente questo verrà dettato in buona parte dalle grosse aziende. Sicuramente nel settore automotive la Germania, gioco forza, dovrà dettare un attimino le strategie. È chiaro, noi siamo in Italia, siamo agganciati in pieno su questa filiera, dal tutto il nord-est allargato fondamentalmente con Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte fondamentalmente forniscono, sono parte di questa filiera. Germania è il nostro primo partner commerciale in assoluto e quindi chiaramente la preoccupazione tua è anche la mia, ma anche quella di tutti coloro che sono legati a queste filiere, perché chiaramente sicuramente diciamo siamo, come dire, come situazione industriale complessiva dell'Europa, fra virgolette, un po' in decadimento complessivo rispetto alla crescita dei mercati emergenti che stanno producendo al proprio interno, consumano al proprio interno e quindi di conseguenza questo porterà a un dato. Vabbè, comunque chiaramente questo, come dire, sono visioni su cui dovremo lavorare e sicuramente, diciamo, ci sarà da fare per poter inquadrare al meglio come procedere. Una cosa che vorrei chiederti, diciamo, tu oggi, anche vista questa esperienza di questo ultimo anno, diciamo, Covid, che chiaramente ha cambiato un po' gli approcci, cosa stai vedendo, diciamo, da parte delle aziende italiane? Tu, come studio, segui molte aziende italiane, clienti italiani, chiaramente siete uno studio tedesco, avete clientela, diciamo, che arriva da più paesi, ma sicuramente tu, diciamo, hai più esperienza sul mercato italiano. Cosa consiglieresti oggi a chi vuole venire a lavorare in Germania, a chi vuole investire, a chi vuole fare? Quali sono i tuoi consigli per approcciare questo mercato? Ok, allora, naturalmente dipende dal settore, se si tratta di un commercio B2B o B2C, o anche se si vuole solo esportare o proprio venire sul territorio a lavorare qui. Una cosa in generale è sicuramente non sopravvalutare i tedeschi, per esempio. La nostra amministrazione è abbastanza efficiente, e registrazioni, eccetera, si ottengono in tempi brevi, però la digitalizzazione in Germania non è a questo livello che si dovrebbe aspettare da un paese a vocazione tecnologica come la Germania. E questo abbiamo vissuto durante il lockdown che ha fatto venire alla luce tanti deficit che abbiamo in questo settore.
anche se si vedono i primi segni che si sta lavorando anche su questo fronte. E parlando di digitalizzazione, anche la copertura con le reti mobili e internet ad alta velocità in Germania sono per una parte solo mediocre o debole per molte aree della Germania, soprattutto fuori dalle aree metropolitane. E questo si dovrebbe mettere anche in conto, in considerazione, quando si sceglie una località da cui operare in Germania. Un problema generale che si vuole operare qui sul territorio è sicuramente trovare personale adatto. Abbiamo un tasso di disoccupazione anche a dicembre del 2020 di 5,9%, quindi è bassissimo e anche più basso nelle regioni economicamente interessanti. E negli ultimi anni è stato molto difficile trovare personale qualificato. Questo è stato addirittura un fattore di rallentare anche lo sviluppo economico. E per questo anche i livelli dei stipendi sono più alti rispetto in Italia. Già per sé da sempre erano più alti, ultimamente in circa il 40% in più rispetto al livello italiano. Questo si deve mettere in conto e direi non risparmiare al punto sbagliato. Abbiamo sicuramente un certo tasso di disoccupazione nascosto al momento perché lo Stato sta aiutando le imprese a tenere il personale. Dobbiamo aspettare fin quando si possono ancora fare queste misure e potrebbe essere che vedremo una ondata di licenziamenti su larga scala dopo il lockdown. Al momento tutti stanno tenendo forte e speriamo tutti che finisce questa fase, ma si vedono più segni che ci sono le imprese che non ce la fanno più. Ma il momento, purtroppo, dico dal punto di vista mio, è un mercato di lavoro che favorisce i lavoratori, e i lavoratori in generale in Germania non sono molto mobili, né in senso geografico, né nel senso che cambiano facilmente datore di lavoro. Cioè tu fondamentalmente, visto che adesso stavo pensando mentre parlavi un po' all'Italia e un po' alle situazioni, diciamo, che stiamo vivendo in Italia, che sono amplificate all'ennesima, perché sicuramente il sistema pubblico ha dimostrato carenze importanti, abbiamo un debito pubblico importante, sicuramente condividiamo, ecco, un primato non bello, se vogliamo, abbiamo tutti e due una demografia pesante, nel senso che insieme al Giappone siamo i tre paesi più vecchi al mondo, e sicuramente questo poi incide molto anche su questo tema della forza lavoro, no? E di conseguenza quello di poter avere una forza lavoro poi qualificata, perché in questo processo di riorganizzazione, diciamo, che verrà avanti nei prossimi anni, sicuramente, diciamo, la forza lavoro, diciamo, maggiormente ricercata, maggiormente pagata, sarà quella, diciamo, con skill tecnologici alti, perché chiaramente la competizione sarà sempre più legata a quel fronte lì. Però appunto il fatto, appunto, che mi dimostri, o come dire, che mi fai appunto trasparire questa preoccupazione, se la porto in Italia la mia preoccupazione dovrebbe essere cinque volte superiore. E quindi tu oggi, diciamo, se dovessi dare un consiglio pratico a chi vuole appunto come approcciare il mercato, perché chiaramente lato Italia è, come dire, noi guardiamo il mercato tedesco come un mercato di sbocco per i consumi, un mercato per poter entrare, diciamo, accedere a delle filiere. Abbiamo visto che la filiera dell'automotive ha i suoi problemi, che chiaramente sicuramente non sarà trainante. Lo spostamento sull'elettrico ha tutta una serie di problemi importanti che saranno da valutare.
Ma oggi come oggi, diciamo, se un approccio, sarebbe secondo te la cosa migliore da fare o la cosa da non fare per chi vuole entrare o come vuol dire approcciare al mercato tedesco? Allora, io sono un commercialista, quindi ho più questa prospettiva di questo lato. Se lo lascio da parte un attimo, i mercati che saranno sicuramente in crescita nei prossimi anni, tutto che ha a fare con la digitalizzazione e anche le nuove energie. Questo è anche un campo che siamo partiti alla grande in Germania e l'abbiamo fatto quasi morire, direi. Un nuovo governo dovrà investire di più per fare un inizio nuovo su questo campo. Quindi questi sono settori che io terrei sotto l'occhio. E poi il consumo privato che è ancora forte e tutta questa situazione del lockdown e del comprare online naturalmente dà delle chance anche ai esportatori italiani. Abbiamo dei clienti che vendono in Germania, vendono online usando delle piattaforme come Zalando o Amazon o anche altre piattaforme. E questo penso è una cosa che è diventata ancora più accettata per causa del lockdown e quindi vedo grandi prospettive qui. Se vediamo il lato amministrativo, quello che vedo spesso è che si pensa agli aspetti più amministrativi, soprattutto fiscali, troppo tardi. Quindi spesso poi il trattamento fiscale di un certo business model non è quello che si aspettava prima e addirittura può diventare pericoloso per tutto il modello perché escono delle tasse che non si aspettava. Quindi farsi prima un quadro della situazione e poi agire. Specialmente l'IVA in Germania, nonostante che siamo ammonizzati in Europa, ha delle specialità che non si aspetta quando si è nato nel sistema italiano e che può avere poi la situazione che o si deve pagare IVA in Germania o per esempio non si può avere un rimborso di un credito di IVA. Questo bisogna vedere prima. Un'ultima cosa, se si vuole aprire una filiale in Germania, una società affiliata, spesso vedo che il titolare o un amministratore delegato italiano diventa anche amministratore della società tedesca, però poi non ha il tempo di occuparsi veramente della società. E in questo modo si possono accumulare dei rischi, rischi personali per il amministratore, di responsabilità, soprattutto verso il fisco. Il fisco in Germania fa molto presto a prima stimare delle imposte e poi di pignorare anche presso i clienti. E così si fa una brutta figura inutile. E anche un rischio di responsabilità personale. Quindi è meglio avere una persona affidata in Germania o come secondo amministratore o una forte figura nell'amministrazione per evitare problemi di responsabilità. Grazie. Senti, siamo arrivati verso la fine, quindi io passerei alle domande. Quindi se qualcuno vuole fare domande me le fa in chat e io provvedo, diciamo, a fare le richieste a Peter. Nel frattempo mi era già arrivata una da parte di Giovanni, il quale mi dice: riguardo il personale distaccato, italiano distaccato in Germania, sappiamo sono state introdotte nuove regole, se ce le puoi illustrare brevemente. Sì, da luglio del 2022 in Germania ci sono delle modifiche della legge che riguarda il distaccamento del personale. La conseguenza più importante è che
il personale distaccato ha diritto al salario collettivo in base ai contratti collettivi. Questi contratti di tariffe collettive sono generalmente vincolanti per tutti i lavoratori di un settore. Fino adesso, o fino a luglio, la regola era che bisognava pagare solo le tariffe minime salariali applicabili, ma adesso bisogna pagare proprio le tariffe a secondo il contratto collettivo. E questo non riguarda solo gli stipendi, ma anche cose come congedo annuale, eccetera. Ottimo, grazie. Poi c'è un'altra domanda da parte di Mariella su tema IVA. Allora, ho sentito che in Germania ultimamente sono state cambiate le regole per il trattamento IVA per certe forniture che comprendono il montaggio in Germania da parte di un fornitore non residente in Germania. In cosa consiste la novità? Ok, parliamo di casi di fornitura di beni con installazione o montaggio. La domanda è se il fornitore bisogna registrarsi fiscalmente in Germania o no. Se sia, in caso che si deve registrare in Germania, bisogna anche pagare IVA tedesca. In Germania abbiamo la distinzione tra una cosiddetta Montagelieferung, che è proprio la fornitura di beni con installazione o montaggio, e la Werklieferung, che è anche una installazione o un montaggio, però che comprende la lavorazione di un bene principale di terzi. Fino allo scorso dicembre, si poteva applicare a tutti questi due tipi, il reverse charge, e quindi senza bisogno che l'imprenditore estero si dovrebbe registrare fiscalmente in Germania e senza applicare IVA tedesca sulla fattura. Da gennaio di quest'anno chi presta una Montagelieferung, quindi senza lavorazione di un bene principale di terzi, bisogna registrarsi fiscalmente in Germania e non può applicare più il reverse charge. Questo porta con sé anche l'obbligo di fare liquidazioni IVA in Germania e di fare dichiarazioni IVA. Per la Werklieferung si continua a applicare il reverse charge. La ragione è che la Montagelieferung viene considerata una cessione di beni con territorialità tedesca. Scusa. E la regola non è proprio nuova, è solo che il cambiamento è avvenuto adesso perché il ministro del Tesoro ha applicato solo adesso una sentenza della Corte di Cassazione fiscale del 2013. Quindi in teoria la situazione esisteva già da adesso, solo che il Ministero non ha considerato questa sentenza e per ragioni di praticità si ha trattato in modo uguale tutte e due le situazioni. Una cosa importante per gli appalti di costruzione edile, dove un impianto viene saldamente incorporato nel suolo o in un fabbricato, rimane sempre in vigore il reverse charge. Il Ministero delle Finanze ha anche dichiarato che in tutti i casi che si sono verificati fino alla fine del 2020, anche se in realtà fosse una Montagelieferung, si può trattare come una Werklieferung. Quindi non è necessario registrarsi o correggere i casi già eseguiti. Grazie. Allora, io ho ancora tre domande, però cerco di semplificarle, diciamo, allora, una da parte di Davide che chiede sull'import di prodotto italiano nel settore design che è andato a diminuire dal 2020 in favore della produzione locale.
cosa c'è da aspettarsi 21-22. Allora, qui diciamo rispondo in parte io, ma dopo se vuole aggiungere anche Peter. Allora, sicuramente diciamo situazione diciamo di Covid ha portato a un incremento degli acquisti dei prodotti interni prodotti localmente, ma c'è anche secondo me un effetto, ovvero che chiaramente la competizione italiana ha lanciato sul tema del design, sempre ha avuto una competizione importante. Chiaramente molti produttori prendono designer italiani e cercano di rendere il prodotto più, fra virgolette, marchettaro, più in linea con quello che il mercato richiede e quindi conseguentemente è più, come dire, entra più sul mercato. Questo è un fenomeno purtroppo che sta avvenendo anche in altri mercati, Stati Uniti, Russia, proprio dovuto magari per situazioni diverse, diciamo, e anche ante-Covid. Quindi su questo, diciamo, credo che comunque il rallentamento in qualche maniera continuerà, chiaramente sarà sempre un gioco, diciamo, di innovazione, competitività, appunto, design, diciamo, per essere sempre avanti rispetto ai gusti dei consumatori. Questo un po', però magari Peter, che la vede da dentro, diciamo, può dire qualcosa di più. Non sono esperto su questo settore, ma potrei immaginare che per causa del lockdown e tutte le restrizioni di incontrarsi con altre persone, forse questo è stato un fattore a rallentare queste esportazioni, perché se mi compro un pezzo di design, a chi lo posso far vedere? A me stesso, sì, ma perde forse un po' il gusto, se posso parlare molto non tecnicamente. Certo, certo, grazie. Senti, Lucio ci chiede accesso al credito bancario, cioè come le banche stanno lavorando in questo momento in Germania e che tipo di supporto danno le aziende. Facile, non facile, difficile accedere al credito? La mia sensazione è non facile, molto restrittive, molto attente sulla loro situazione del rischio, in più con delle regole di processi di KYC, Know Your Customer, che diventano sempre più rigide, anche con interesse da pagare poi su conti correnti, eccetera. Quindi non facile, e soprattutto per aziende che sono nuove sul mercato. Impossibile. Praticamente impossibile, nel senso che il sistema sicuramente è un sistema, come dire, che valuta il merito di credito, però fondamentalmente di aziende che sono già operative, con business plan, attività, e quindi sistema leggermente diverso a quello italiano, più rigido, e di conseguenza, diciamo, per un'azienda che vuole andare lì sul mercato, sicuramente deve fare affidamento sulle proprie capacità di finanza dall'Italia. Questo è un dato base, poi negli anni, diciamo, può cominciare a costruirsi una propria credibilità in loco. E allora l'ultima domanda, perché siamo già fuori tempo, da parte della Gloria, che è un po' una domanda, come dire, più di macroeconomica, diciamo, ovvero sulla costruzione del corridoio North Sea Baltic, di un progetto di implementazione, diciamo, ferrovie, porti, aeroporti, autostrade e l'impatto sul commercio internazionale. Provo a rispondere io, poi se Peter aggiunge qualcosa, diciamo, meglio. Allora, questo diciamo corridoio è un corridoio che è stato molto osteggiato soprattutto dagli Stati Uniti, perché è un corridoio fondamentalmente, diciamo, che vede unire Russia e Germania. Il percorso fondamentalmente di avvicinamento Germania e Russia è un percorso che va avanti già da diversi anni, si è interrotto sicuramente con la fase Ucraina, e, insomma, negli ultimi
4-5 anni, però è un percorso che diciamo sta riprendendo fiato sotto banco piano piano. Chiaramente questo progetto è un progetto diciamo importante su questo tipo di asse, sicuramente un progetto guardando al futuro, ma non all'immediato futuro, sicuramente che avrà delle sue importanze strategiche proprio in questo percorso di avvicinamento della Germania e quindi Europa con la Federazione Russa. E questo, diciamo, geopoliticamente oggi dire gli impatti non è semplicissimo, però sono tutti da immaginare, anche in funzione di quello che sta avvenendo un po' a livello globale e quello che sarà un po' gli scenari, diciamo, politici. Sicuramente è un percorso, diciamo, importante appunto in tema geopolitico, macro, prima che operativo, perché l'operativo richiederà un po' di anni. Adesso non so se tu, Peter, hai qualche, diciamo, sensazione dal di dentro maggiore su questo progetto o meno, insomma. No, vorrei solo aggiungere che oggi come oggi probabilmente non si farebbe più un progetto così, perché era anche il cancelliere Schröder che ha avuto fortemente questo progetto, ma nonostante il governo tiene alla sua parola, diciamo, i contratti devono essere osservati e non vedo sviluppi di abbandono da parte del governo, anche se all'interno della Germania in certe medie non è ben visto questo progetto, ma penso che si andrà avanti. È troppo importante per tante regioni e anche per la Germania. Chiaro. Bene, ci tocca chiudere. C'era un'ultima domanda, ma magari risponderò in privato a Massimo. Ringrazio Peter, per il tempo che ci ha dedicato. Per chi vorrà, diciamo, fare domande o approfondimenti, chiaramente ci scrive e noi provvederemo ad inoltrare, diciamo, a Peter e quindi a mettermi in contatto diretto. E ricordo che questo Export Talk verrà poi pubblicato sui nostri canali YouTube e sui nostri social, quindi chi li volesse vedere insieme a quelli precedenti, i 27 precedenti sugli altri mercati, chiaramente è tutto diciamo online. Ricordo che prossima settimana parleremo di Francia, la settimana dopo parleremo di Svizzera. E quindi per chi vorrà partecipare, segue sempre le stesse logiche di iscrizione. Ringrazio tutti, auguro una buona giornata, grazie Peter e Grazie a buon tutti. lavoro. Grazie. Buongiorno.